appunto Chiara Borghi sarà una delle protagoniste della nuova puntata delle Iene, in onda domani, domenica 27 gennaio, in prima serata su Italia 1, con la conduzione di Nadia Tofa, Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani. Per chi non la conoscesse o ricordasse, di Chiara Borghi ha fatto discutere la partecipazione alla scorsa edizione di Miss Italia. Questa bellissima ragazza è stata la prima a partecipare al noto concorso con una protesi alla gamba. Un handicap che non ha affatto penalizzato la sua gara, tanto che Chiara ha infatti conquistato il terzo posto. Oggi la Borghi torna in TV, in quanto è stata a sua insaputa la protagonista di un esperimento sull'amore delle Iene, il tutto con la complicità del fidanzato Matteo. Chiara Borghi e il terribile incidente. In attesa di scoprire cosa accadrà a Chiara Borghi in questo esperimento delle Iene, che andrà in onda domani sera su Italia 1, ricordiamo qualcosa in più su questa bellissima Miss. Purtroppo, Chiara ha subito 3 amputazioni in seguito ad un incidente stradale. Alcuni mesi fa, a Vieni da me, il padre della ragazza ha raccontato i dettagli dell'accaduto. Il pomeriggio eravamo andati in piscina e Chiara era stanca, ma insisteva per andare al saggio di danza delle amiche, doveva chiamarmi per andarla a prendere, ma decise di tornare a piedi. Sulla strada ha incontrato un suo amico in motorino. Pochi metri dopo c'è stato l'incidente, a neppure 500 metri da casa. Ciò che ne è conseguito non è stato affatto semplice per questa giovane ragazza. Chiara, la rinascita e Miss Italia 2018. Inizialmente, per Chiara Borghi è stato davvero difficile accettare quanto accaduto, nonostante le fosse stata sin da subito limpida la situazione. Una nuova speranza è però arrivata proprio con la protesi. Quando ho messo la protesi e ho camminato per la prima volta ho capito che avrei potuto ritornare a fare tutto ciò che amavo, è stato un nuovo inizio, ha raccontato Chiara. Da quel momento è partita la sua rinascita che l'ha poi portata alla decisione di partecipare a Miss Italia 2018. Qui, la bellissima Chiara, ha conquistato la giuria, conquistando il terzo posto. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.